partenza dall'Egitto. Perché gli egiziani dovrebbero dire: ci hai fatti uscire con malizia per poi ucciderli sui monti? Cioè, perché gli egiziani dovrebbero lamentarsi di questo? Cioè, a ulteriore riprova del fatto che lì in mezzo c'erano degli egiziani che Mosè si era portato dietro, perché erano quelli di cui, come dire, sui quali contava di più per raggiungere i suoi obiettivi. E che fossero suoi, mi fanno notare questi ebrei, deriva, sarebbe testimoniato dal fatto che Yahweh gli chiede il permesso, gli dice: lasciami fare. Cioè, pensate, Dio che chiede a Mosè il permesso di dire: senti, quelli lì stanno facendo casino, mi stanno rovinando anche gli altri, dai, lasciami fare, quelli li faccio fuori, ci penso io. Alcuni come esempio, diciamo. Dio non ha mai chiesto permesso a nessuno, ne ha uccisi decine di migliaia, non ha mai chiesto permesso a nessuno. Invece questi qui gli chiede il permesso. Ne ha uccisi in parte come esempio, diciamo. Esattamente. No, invece non li ha uccisi perché Mosè gli dice di no. Attenzione, Mosè gli dice di no. Poi subito dopo Mosè ne fa uccidere 3.000, ma non dei suoi, degli altri, perché quella vicenda lì del vitello d'oro è servita a Mosè per stanare i potenziali ribelli. Quindi, stanati i ribelli, e quelli di Mosè chi erano? Cioè gli egiziani e gli altri? Non si sa, non è chiaro. Non è chiaro. Comunque è curioso questa cosa, curioso il fatto che me la segnalino degli ebrei, e stanno conducendo degli studi, quindi con grande apertura mentale, perché sanno bene che cos'è il loro libro. Scusi una cosa, questi eroi poi alla fine chi sono? Perché sono tutti in rivalità uno con l'altro, mentre prima aveva detto che viaggiano in gruppo. No, allora, la Bibbia ci racconta di questi Elohim come se alle volte decidessero delle cose in gruppo, e altre volte, altre volte invece alla Bibbia interessa raccontare che cosa fa Yahweh, quindi quello lì, no? come individuo. Dire chi sono, purtroppo la Bibbia non ci dà delle indicazioni precise, anzi neanche generiche, ci fa solo capire che sono totalmente diversi dagli Adam, che hanno fatto gli Adam, e adesso parliamo finalmente di Adam e Eva, che hanno fatto gli Adam, che poi si sono uniti sessualmente con gli Adam, che poi quando certe cose degli Adam di quel gruppo a loro non piacevano li hanno sterminati tutti, ne hanno salvato qualcuno per poter mantenere la purezza di ciò che loro avevano creato, e così via. Quindi questo ci fa pensare che fossero veramente una razza completamente diversa. La Bibbia ci parla anche di un'altra razza, che è quella dei Nefilim, che è quella che viene tradotti come giganti, che sono tra l'altro in contrasto con gli Elohim, quindi non sono la stessa razza. E poi, mentre gli Elohim potevano unirsi sessualmente con le femmine Adam, e quindi avevano una compatibilità fisica ovviamente possibile, nel senso che la cosa avveniva, dei Nefilim questo invece non viene detto. Però viene detto che i Nefilim erano sempre nella parte avversa rispetto a quella degli Elohim, e quindi combattevano contro. Allora, parlando di Adamo ed Eva. Ma se questa tesi è vera, solo nel mondo a cui fa riferimento la Bibbia si parla di Elohim, Difatti, allora chiedo scusa, non ho completato la risposta. Io nel libro, questo qui, ho pubblicato una tavoletta cuneiforme, tradotta solo da traduttori accademici, perché negli ultimi libri pubblico solo le traduzioni degli accademici, quindi quelli non contestati. Ah, poi vi devo dire un'altra cosa sulla birra, ricordatemi. No, non contestati. Mi vengono in mente mentre parlo. Anche il gruppo misto. Com'è? Il gruppo misto. Anche il gruppo. Il gruppo misto è questo qui, cioè questi di questi che. Allora, tutto il mondo. Ho pubblicato quella tavoletta, la NBC 11108, dove si dice che quando gli Anunna, che sono il corrispettivo superocalico degli Elohim, da cui derivano nelle lingue semitiche orientali Ilu o Ilanu, che corrisponde a El o Elohim nelle lingue semitiche occidentali, dice: quando ancora non circolavano sulla terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione. Questa tavoletta è stata tradotta da 4 accademici, tutte e 4 le volte l'hanno tradotta nello stesso modo.
è una tavoletta trovata a Nippur che appartiene al periodo terzo, e c'è comunque tutto pubblicato con tutti i dati accademici, esattamente, sì, quindi lì non ci sono dubbi, è incontestata quella tavoletta lì, per quanto possa essere non contestata le traduzioni del cuneiforme. Sono accademici quindi, e quindi va bene così. I popoli di tutti i continenti della Terra ci raccontano la stessa storia. Ad esempio, il mio prossimo lavoro, qui ho cominciato a metterne alcune pagine, il mio prossimo lavoro sarà uno studio parallelo tra la Bibbia e i testi greci, cioè quelli insospettabili, cioè Omero, Platone, Esiodo. Perché i parallelismi tra la Bibbia e, come dire, i testi dell'Estremo Oriente, quindi il Mahabharata, sono talmente evidenti che uno va in rete e trova tutto quello che vuole. Il fatto che invece l'Iliade e dell'Odissea potenzialmente ci raccontino le stesse storie della Bibbia è una cosa di cui non si parla, perché l'Iliade e l'Odissea sono due poemi epici, cioè due racconti di poesia, e quindi così, sono opera di fantasia. Peccato che all'interno dell'Iliade e dell'Odissea ci sono delle cose, delle corrispondenze bibliche che sono straordinarie e che veramente, un po' come il ragionamento di prima della banalità, cioè quelle cose che, come dire, non appartengono alla sapienza dei sapienti ma all'ignoranza degli ignoranti, che uno le guarda e dice: ma possibile che abbiano inventato esattamente la stessa cosa? Per esempio, una cosa che non possono avere statisticamente inventato è il fatto che ho sempre in sospeso Adamo ed Eva, eh. Cosa facciamo? Faccio Adamo ed Eva o finisco questo discorso? No, non ho capito cosa dice. Allora, il fatto che gli Elohim volessero annusare il fumo del grasso bruciato, che quando ne ho parlato la prima volta 2 anni e mezzo fa me ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che mi invento le traduzioni, in particolare del termine Nihoach, che significa, che qui viene sempre tradotto con soave, cioè profumo soave per Yahweh. In realtà in ebraico Nihoach significa calmante, rilassante, lenitivo. E loro si facevano preparare del grasso specifico, e quel grasso doveva essere bruciato, cioè non mangiato, e veniva bruciato perché doveva produrre fumo che loro dovevano annusare. In particolare, Levitico 3, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana: di questo sacrificio offrirete come per Yahweh il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Questa parte qui doveva essere bruciata e produrre fumo che lui doveva annusare. Mi è stato detto, appunto mi è stato scritto, che io mi invento le traduzioni, salvo il fatto che poi ho cominciato a far vedere nelle conferenze, me l'ero portata dietro, la pagina del dizionario di ebraico aramaico biblico curato dai rabbini, dove si vede che Nihoach ha solo quei significati lì, quindi non è neanche che tra tanti significati possibili sono andato a cercarmi quelli che interessavano. Nell'Iliade dell'Odissea ci sono più di 30 passi che raccontano esattamente la stessa cosa, cioè quando facevano uccidere gli animali, una parte del grasso doveva essere avvolta attorno al muscolo e quella parte lì doveva essere bruciata interamente per produrre fumo, perché i teoi volevano annusare quel fumo. Allora io dico, già è difficile inventarsi un dio e dire che quel dio voleva annusare il fumo del grasso bruciato, ma pensare che ad inventarlo siano stati gli autori biblici e gli autori omerici è, secondo me, statisticamente impossibile. Quindi tutti ci raccontano storie che hanno o vissuto in prima persona o sentito raccontare. E poi mi si dice che, appunto, mi si diceva, perché adesso hanno smesso, che appunto io mi inventavo le cose. Possiamo prendere Levitico 27? No, prendiamo Numeri 28. Scusi, passo di prima, qual era Levitico? Levitico 3. Numeri 28. Mentre cerca, volevo dire che sulla Bibbia di Gerusalemme c'è scritto questa cosa in piccolino, anche questa qui, dove
viene riportato nel passo dove Noè scende dall'arca e butta subito alcuni animali mondi. Sì, e Yahweh annusa, esatto, si calma e dice mai più farà una roba del genere. E qui piccolo c'è scritto appunto che era un profumo lenitivo che lo... Numeri 28 quali? Versetto 1 e 2. Scusa, quindi c'è Geova che c'è. Vabbè, no, Geova tra l'altro è giusto, nel senso che direi che nella maggior parte delle volte questo tetragramma qui non è vocalizzato come Yahweh, ma è vocalizzato come Yehovah. Quindi non è un'invenzione. Bada non è molto d'accordo. No, Bada non è d'accordo, ma mi spiace per lui, basta che si legga la Bibbia dei Masorei, cioè Bada. Lasciamo stare, va bene. E valla quello che dice del plurale singolare, cioè voglio dire, si inventa tutto, ma pazienza. Cioè, lasciamolo fare, non so, lasciamolo fare. E Geova parlò ancora a Mosè dicendo: comanda ai figli di Israele e devi dir loro: dovresti aver cura di presentarmi la mia offerta, il mio pane, come mie offerte fatte mediante il fuoco, quale odore riposante a me, a loro tempi fissati. Ecco, lì dice odore riposante, che va già bene, cioè non è soave, è riposante. Vediamo che cosa dice la Bibbia che abbiamo in casa, quest'altra. Allora, avrete cura di presentarmi al tempo stabilito le offerte a me dovute, il mio alimento, sotto forma di sacrificio consumato dal fuoco, in profumo soave che mi placa. E nei capitoli 28 e 29, questa roba qui è scritta 10 volte. Mi placa quel fumo lì. Mi placa. Mi tranquillizza. Nel libro Il Dio Alieno della Bibbia ho anche pubblicato uno studio di un medico sumerologo che spiega come mai quel fumo tranquillizza. Ma qui c'è un'altra cosa bella, adesso aggiungo un altro pezzettino dove quando questa roba andrà su YouTube mi massacreranno di nuovo. Al versetto 7, sentiamo un po' cosa c'è scritto lì. Insieme alla sua libazione, il quarto di un hin per ciascun agnello. Versa nel luogo santo la libazione di bevanda inebriante a Geova. Ok. Inebriante. In ebraico, shekar, inebriante è una bella traduzione, anche qui è tradotto inebriante, significa ubriacante. Tant'è che questa bevanda qui, cioè le bevande alcoliche ubriacanti, erano ubriacanti davvero, cioè stordenti, erano proibite sia ai sacerdoti sia ai nazirei. E lui dice: questa roba qui la fate per me. Quindi c'era del fumo che lo calmava e una bevanda che lo stordiva. Se noi leggiamo le tavolette sumero accadiche tradotte da Bottero, Kramer, da Römer, da 28.6 da Pettinato, da 28.6 dove viene proibito forse, vero? Sì, e prosegue. Ah. 28.6, 28.6, 28.7. Ok. Dicevo, se noi leggiamo le tavolette appunto tradotte da questi accademici che parlano di Anunna o Annunnaki, si dice che quelli amavano molto bere la birra e si stordivano. Quindi anche lì c'è di nuovo una conferma. Yahweh era uno di quelli e gli dice: allora quella bevanda lì che stordisce la fate per me. Insomma, era un assassino tossico, un ubriacone. No, ragazzi, stiamo un po'. Non so, arrivo subito. Due parole, dai. Sì, no, no, finisco solo una cosa. Combinazione. Pervertito dovrebbe essere. Combinazione, così come dice, quella bevanda lì la preparate per me. Ed è proibita ai sacerdoti che entrano da me a portarmi il cibo. Ed è proibita ai nazirei, che era quella figura particolare. Insomma, gente che lavorava a tempo determinato.